Letterio ricordavi in qualità di coordinatore sull'Alto Tirreno Cosentino, nonché membro della direzione nazionale a Roma di Risorgimento Socialista, che si presenterà ai calabresi il 12 maggio a Rende e poi nel weekend tra l'1 e 2 giugno in un congresso nazionale. Che progetto politico porta avanti il Risorgimento Socialista? Beh, il progetto fondato soprattutto sulla presa d'atto che la crisi dell'economia dei paesi sviluppati, stiamo toccando con mano tutti i giorni, con marcati livelli di integrazione finanziaria e commerciale che sono indotti dai processi di globalizzazione in atto e che hanno costituito la cornice strutturale dell'estinzione dell'egemonia del capitale multinazionale, e sì, ormai a capolinea, abbia ormai assunto caratteri di vera e propria crisi di sistema. E mina la fiducia collettiva per un futuro caratterizzato da livelli di garanzie sociali davvero residui, e addirittura di minacciare la tenuta democratica della società occidentale. Non vorrei essere una Cassandra, la pace nel mondo. Noi, da quando il Risorgimento Socialista è stato costituito nel 2015, intendiamo lavorare per una ristrutturazione, per una rifondazione di tutta la sinistra italiana, per venire nel quadro di un processo più ampio di ricostruzione delle forze che in Europa vogliono considerare ancora il socialismo come una prospettiva di sistema economico e sociale alternativa, alternativa anche alla filosofia capitalista. Indubbiamente c'è bisogno di una nuova sinistra, sei d'accordo? Sicuramente, ma io credo che ci sia l'esigenza di una sinistra. Non vorrei usare una frase già detta e ripetuta milioni di volte. Siamo tutti socialisti, ma molti non lo sanno. Voi parlate anche di un diverso modello di sviluppo. Cosa intendete proporre? È chiaro che noi, che siamo stati anche presenti nella lotta referendaria, nella battaglia referendaria del 2016 a difesa della Costituzione, ci richiamiamo a questa Bibbia laica che è la Costituzione della nostra Repubblica. E il modello di sviluppo deve essere la considerazione economica di diversi parametri di riferimento, della qualità sociale, dello sviluppo e della sua sostenibilità. E come dicevo qui, su carattere non autonomo, ma funzionale alla creazione e utilizzazione di ricchezza sociale dettata appunto dalla Costituzione. La Costituzione per noi rappresenta in maniera imprescindibile una variabile indipendente di questo progetto. Abbiamo bisogno di una democrazia ricostruita e vogliamo riunire attorno a questo progetto poi la grande maggioranza diffusa, soprattutto confusa, dei cittadini e dei lavoratori esclusi dai processi decisionali. Siamo comunque in un'Europa che è ben diversa da quella sognata da Erasmo da Rotterdam. È chiaro che dobbiamo puntare soprattutto a quei principi di solidarietà che possono comunque costituire, paradossalmente rispetto ai metodi di giudizio del sistema capitalistico, una leva per la crescita anche economica. Alle elezioni europee, Risorgimento Socialista non sarà presente con il proprio simbolo, quindi chi sosterrete? Ricostituire la sinistra a trazione socialista, come si può ben capire, non è un'attività che possa impegnare per poco tempo, processo lungo, laborioso. Ci stiamo muovendo con gradualità. Se
tempi brevi, per la verità non potrà esserci un oggettivo contatto alle forze politiche che attualmente imperano sul territorio nazionale, ma sono senza storia e senza ideologia. È chiaro che noi non sosterremo liste di destra alle prossime elezioni europee. Il nostro è un progetto a medio termine, ci vedrà comunque protagonisti diretti in seguito, con il nostro simbolo storico che reca anche la data del 1892. Consensi e adesioni sono in costante aumento e ci vantiamo ovviamente di fare tessere di coppia. E come dicevamo prima, in Italia nonostante tutto si sente l'esigenza di una presenza socialista che difenda i lavoratori, la Costituzione, la sovranità nazionale. E l'esigenza, usando due sole parole, è l'esigenza di giustizia sociale.